Eccoci qua, pace, grazia e buonasera a tutti, tutti cari amici, buonasera a tutti quanti. Un bacione dal Sudafrica, un bacione, un abbraccio dal Sudafrica. Sono a casa di mia figlia perché oggi era il compleanno del mio nipotino, allora siamo venuti a trovarli. Quindi non c'è il solito sottofondo di dietro, ma sono a casa della mia piccina di 46 anni. Ok, bene. Oh, stasera iniziamo una serie di insegnamenti basati sulla chiave del tutto computer e le preghiere a Vandera. Oh, quindi probabilmente ci metterò un 6 o 7, 4, 5, 6 puntate. E nel frattempo poi c'è un'altra cosa di cui voglio parlarvi di cosa dice la Bibbia del paradiso, di quelle cose. Vabbè, comunque, incominciamo stasera con la chiave del tutto compiuto e le preghiere a Vandera. Una delle esclamazioni più potenti di tutta la scrittura si trova nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 19, versetto 30, dove Gesù dalla croce urla tutto è compiuto. Nei testi greci originali da cui questo passaggio è tradotto, la parola usata è tetelestai, verbo coniugato dagli scriba greci nel tempo perfetto. Statemi a sentire. Il tempo perfetto. Non sono un professore di lingue come il mio amico Walter Biancalà, ma ho indagato un po' in giro e credo di aver scoperto qualcosa di veramente eccezionale. Il tempo perfetto, statemi a sentire, nella lingua greca, è una combinazione che non esiste nelle lingue moderne, non esiste nella lingua italiana, non esiste nella lingua inglese. È un accoppiamento del tempo aoristo e del tempo presente. Del presente e dell'aoristo. Il tempo aoristo è come un punto fermo che ha a che vedere con ciò che succede al momento. Io adesso sto parlando con voi, ok? Quindi quello è aoristo. Io sono in Somerset West, in Sudafrica. Io bevo dell'acqua. Quello è il tempo aoristo, è un punto, è una cosa che succede nel presente. Un punto fermo. Il tempo presente, questo è il tempo aoristo, ok? È il tempo perfetto, è una combinazione di aoristo e presente. L'aoristo è un punto fermo che ha a che vedere con ciò che succede al momento. Il tempo presente invece è come una linea pertinente a ciò che continua, a ciò che va avanti nel tempo. In altre parole, io bevo l'acqua e sto bevendo l'acqua. Quindi non è un punto fermo che dice bevo l'acqua, ma sto bevendo l'acqua. È una linea. Quindi il tempo perfetto è una combinazione delle due. Sia un punto che una linea, sia quello che succede al momento che quello che continua, che va avanti nel tempo. In altre parole, statemi a sentire, questa frase iconica che Gesù ha gridato dalla croce potrebbe e dovrebbe essere tradotta con tutto è compiuto ora e continuerà ad essere compiuto per sempre. La coniugazione del tempo perfetto di tetelestai vuol dire tutto è compiuto ora, punto, aoristo. Ma anche continuerà ad essere compiuto per sempre perché è una linea, il tempo presente è una linea, quindi è continuo. Quindi la combinazione dei due, tutto è compiuto ora e continuerà ad essere compiuto per sempre. Che meraviglia che si scopre nella parola. Oh. Tetelestai viene dal verbo teleo, che praticamente vuol dire un qualcosa che va da un punto di partenza ad un altro di arrivo, ok? Ed è la radice di parole come televisione, telegrafo, telepatia, telefono, eccetera. Teleo, ok? Visione, televisione, una cosa che va da un punto a un altro. Telegrafo, grafos, scrittura che va da un punto a un altro. Telepatia, pathos, un pensiero che va da un punto a un altro. Telefono, un suono che arriva a destinazione e resta lì per sempre, che va
in un punto e resta lì per sempre. Quindi punto, parte, arriva, parte, punto, linea e per sempre arriva. Tutto è compiuto ora e continuerà ad essere compiuto per sempre. Che meraviglia, ragazzi. Oh, però il problema con te telestai, questa è una cosa che io non ho mai visto nessuno notare o evidenziare, non ho mai sentito un predicatore parlare di questo, ok? Quindi questo è un mio copyright. Il problema con Tetelestai è che Gesù non parlava greco. Non è difficile da capire, Gesù, essendo ebreo, non parlava greco. È stato riportato quello che ha detto nelle scritture dagli scriba greci in greco, con la parola Tetelestai, perché Dio ha usato il greco per poter raggiungere il mondo a quei tempi. Oggi probabilmente userebbe l'inglese, perché l'inglese è quello che viene parlato in tutto il mondo, mentre a quei tempi era il greco la lingua, diciamo, mondiale. Quindi tetelestai, ma non è quello che ha detto Gesù. Dio ha usato questa forma per presentare questo concetto del tempo perfetto. Aoristo è presente, tutto è compiuto e sarà per sempre compiuto. Ma Gesù non parlava greco. Cosa parlava? Parlava ebraico. Quindi che parola meravigliosamente simile a tetelestai avrebbe potuto usare Gesù in ebraico? La stessa parola usata da Mosè per descrivere la fine della creazione. State a sentire Genesi 2:1. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto il loro insieme. La parola compiuti è kalah e vuol dire compiuto, finito, completato, portato a compimento, proprio come te ce ne stai, il tutto è compiuto della croce. E guarda cosa succede subito dopo il kalah pronunciato da Dio per dirti che punto adesso e poi linea nel futuro. Guarda cosa succede immediatamente, versetto 2, quindi abbiamo letto versetto 1, questo è versetto 2, immediatamente dopo Calà compiuto, tutta la creazione è stata compiuta, questo è quello che succede nel versetto dopo. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatto. Punto, linea. Adesso, per sempre. Quindi cosa... Dio si riposò immediatamente, il settimo giorno, da tutta l'opera che aveva appena finito di fare la creazione di Calà, di tutto è compiuto nella creazione, Dio si riposa. Cosa fece Gesù immediatamente dopo la croce? Ebrei 10:12. Gesù Cristo, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Per quale motivo Dio si riposò al settimo giorno? Perché era stanco? Non credo. No, perché era finito. Aveva ottenuto ciò che voleva. Aveva tutto, era stato tutto compiuto. Quello che voleva fare l'ha fatto e adesso si è riposato. Perché era stanco? No, perché era finito. Ha finito di fare quello che doveva fare. Calà! Finito. Per quale motivo Gesù si mise a sedere il terzo giorno? Perché era stanco? No, perché aveva finito. Aveva ottenuto ciò che voleva, aveva compiuto tutto. Proprio come Dio, dopo la creazione. Stessa parola, stesso concetto. Dio si riposa il settimo giorno, Gesù si mette a sedere il terzo giorno. Sapete perché nel tabernacolo di Mosè non c'erano sedie? Non c'erano sedie. Perché nel Vecchio Testamento, ombra del tabernacolo e della legge, il sommo sacerdote non poteva mai sedersi. Sapete perché? Perché sedersi vuol dire che hai finito di fare quello che eri venuto a fare. L'immagine di un sommo sacerdote seduto avrebbe comunicato ai credenti giudei che i sacrifici erano terminati, perché quello era quello che faceva il sommo sacerdote, continuava a fare i sacrifici. Quindi il momento che un sommo sacerdote si siede avrebbe comunicato ai credenti giudei che i sacrifici erano terminati, che Yahweh era stato soddisfatto e che tutto ciò che rimaneva da fare era goderne i benefici. Purtroppo quello non è mai stato possibile sotto il vecchio sistema. Ebrei 10, dall'1 al 4, dalla Bibbia della Gioia. Il vecchio sistema delle leggi ebraiche era solo l'ombra,
non la realtà, delle cose meravigliose che Cristo avrebbe fatto per noi. Secondo l'antico sistema, i sacrifici venivano ripetuti continuamente, anno dopo anno. Anche così, però, non potevano mai rendere perfetti né salvare quelli che li offrivano. Altrimenti sarebbe bastato un sacrificio e quelli che lo offrivano sarebbero stati purificati una volta per tutte e non si sarebbero sentiti più colpevoli. Invece accadeva proprio il contrario. Quei sacrifici annuali non facevano altro che ricordare agli uomini la loro disobbedienza e colpevolezza, anziché alleviare la loro coscienza, perché è impossibile che il sangue di tori e di capre riesca a togliere i peccati. Anno dopo anno, dopo anno, dopo anno, nessuno poteva mai affermare: ok, abbiamo finito, calà, tutto è compiuto. No, proprio come Gesù disse al giovane ricco in Luca 18, 22, quando gli chiese: maestro, cosa devo fare? Buon maestro, buono, cosa devo fare per ottenere la vita eterna? In altre parole, cosa devo fare per essere salvato? E Gesù gli rispose: fai questo, questo, questo e questo, perché chiaramente il momento che uno ti chiede cosa devo fare, si rivolge alla legge, si rivolge ai comandamenti, si rivolge al vecchio sistema che dice devo fare qualcosa per soddisfare Dio. Invece nel nuovo sistema, dopo che Gesù ha gridato dalla croce tutto è compiuto, non devi più fare niente, devi credere e basta. E il fare fuoriesce dal credere. Quindi Gesù gli dice: ah, vuoi fare qualcosa? Ok, ubbidisci i comandamenti. E il giovane ricco gli dice: maestro, questo io li ho ubbiditi da fino a quando ero bambino. Quindi a quel punto Gesù avrebbe dovuto dire: ok, allora sei a posto, hai la vita eterna, sei salvato. E invece guarda cosa gli dice: ti manca ancora una cosa per la salvezza eterna. Perché? Perché manca sempre qualcosa nella religione. Non puoi mai dire sono arrivato, ho finito, non puoi mai sederti, perché c'è sempre qualcosa da fare, devi pregare di più, devi dare di più, devi sacrificarti di più, devi santificarti di più, devi andare più in chiesa, devi essere più bravo, devi ubbidire di più, devi fare di più la volontà di Dio, devi, invece nella grazia non ti siedi, basta, tutto è compiuto. E Gesù gli dice: devi ancora, ti manca ancora una cosa. Quel qualcosa è che cosa? E il tutto è compiuto di Cristo sulla croce. Ecco cosa ti manca. Ti manca il tutto è compiuto, ti manca il calà, ti manca il tetelestai, ti manca il punto e la linea del tutto fatto adesso e sarà fatto per sempre. Vediamo cosa dice la scrittura alla fine del testo sacro, alla fine della Bibbia, Apocalisse 21, dal 5 al 7. Oh, statemi a sentire bene. Allora, colui che siede, stiamo parlando... E qui è interessante, non abbiamo tempo, ma è interessantissimo perché c'è questa raffigurazione di questa persona che siede sul trono, che è Cristo ma è Dio, e che è Cristo ma è Dio ed è lo Spirito di Dio. Quindi c'è la Trinità, diciamo, parola che non esiste nella Bibbia, ma questo Dio strano, questo Dio impossibile da capire, questa cosa che si trae in uno, che è un mistero che non si riesce a capire, seduto sul trono. Perché? Perché ha finito. Perché si è seduto. Allora colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. 2 Corinzi 5, 17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Quindi stai a sentire il legame, l'intreccio meraviglioso che c'è nella Bibbia, se soltanto si riesce a capire nell'Apocalisse. L'Apocalisse non è un libro di mostri, di bestie, di corna, di distruzione, non ho tempo stasera, ma fidatevi che non è quelle cose pazze di cui si crede. Cercate di capire un attimino che è questa lotta tra il bene e il male, dove il bene alla fine trionferà. Gesù è seduto sul trono e dice: io faccio tutte le cose nuove. Fatto. Chiunque crede in Cristo, se uno è in Cristo, tutte le cose sono diventate nuove. Poi mi disse, questo è Giovanni che sta parlando, poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Probabilmente la stessa parola ebraica, perché non sappiamo chiaramente, perché è scritto in greco,
ma probabilmente la stessa parola ebraica di Giovanni 19:30, Kalah. Poi continua e dice: io sono l'alfa e l'omega. E nuovamente scritto alfa e omega, scritto in greco. Ma colui che siede sul trono non parla greco, parlava ebraico a Giovanni, che era un ebreo, e gli parlava Yohanan, gli parlava in ebraico. E quindi cosa gli ha detto? Non alfa e omega, gli ha detto: io sono Aleph Tav, la prima lettera dell'alfabeto ebraico, l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico. Aleph, che è rappresentata dalla testa di un bue, e Tav, che è rappresentata da una croce, da due bastoncini incrociati, il padre sulla croce. Vabbè, Aleph Tav cos'è? Io sono l'alfa e l'omega, la parola che era presso Dio, potete sentire Genesi 1:1, la parola che era Dio, Giovanni 1:1. Aleph Tav è una parola non tradotta e non pronunciata che è contenuta nel Genesi 1:1 a fianco alla parola Elohim, dove dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Nel principio Aleph Tav Elohim. Quella parolina che non è né tradotta né pronunciata è la parola Aleph Tav, Alfa e Omega. E quella è la parola che Giovanni 1:1 riprende e dice: quella è la parola che era presso Dio. È la parola che era Dio. E chi è? Gesù Cristo. Il principio e la fine, e a chi ha sete, continua adesso la profezia, a chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Vi ricordate la storia della donna samaritana al pozzo di Giacobbe in Giovanni 4? Che lei con cinque mariti, uno che, con il quale coabitava. E Gesù gli dice: sì, no, non tu, gli dice: vai a prendere tuo marito, portami il tuo marito. E lei dice: no, non ho marito. Gli dice: sì, perché ne hai avuti cinque, quello con cui adesso coabiti non è tuo marito. E poi gli dice: se tu mi avessi chiesto l'acqua eterna, io te l'avrei data. Gesù non gli dice alla donna, non gli dice: sarà meglio che ti penti, sarà meglio che la smetti di andare a letto con quell'uomo che non è tuo marito, sarà meglio che ti ravvedi, sarà meglio che chiedi perdono, sarà meglio. No, gli dice: se tu mi chiedi l'acqua della vita eterna, io te la do. Il principio: a chi ha sete, io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita. Gratuitamente, non hai bisogno di fare niente, devi solo chiedere. Dio aiuta. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Chiunque ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince, e qui la profezia continua, chi vince erediterà queste cose. Ecco, vedi Mario, scusate, ecco, vedi Mario, solo chi vince. Sì? Romani 8:37 afferma categoricamente che in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Quindi non abbiamo bisogno di vincere perché abbiamo già vinto. Siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Siamo più di vincitori in Cristo. Non hai bisogno di vincere, hai già vinto in Cristo. Cristo seduto sul trono continua: io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Nota bene, non servo, figlio. Non seguace, figlio. Non progetto in fase di completamento e di miglioramento, figlio. Quindi, considerando questa semplice ma basilare rivelazione, che tutto è compiuto ora e rimarrà compiuto per tutta l'eternità, vediamo adesso alcune preghiere a vanvera che non hanno bisogno di essere pregate alla luce dell'opera compiuta della croce. Oh, e adesso voglio intermettere, non so come si dice, interject, interposare, una piccola osservazione, perché non vorrei mai che voi pensiate che quello che io dico e che condivido con voi sullo schermo sia un'accusa a nessuno, assolutamente no. Perché Dio è grande abbastanza da contenere tutto il religionismo idiota che va in giro per tutto il mondo e che è andato in giro da secoli, perché la grazia di Dio contiene qualsiasi dogma
baggianata che probabilmente dirò anch'io. Io penso di avere ragione, io penso di dire quello che reputo sia la verità, ma può anche darsi che sbagli. Non è mica che Mario Marchiò, io dico, io il mio cuore è puro, credo in quello che dico, però può anche darsi che sbaglio. Io credo di no, anzi sono convinto di no, però non posso dirlo perché non so. Quindi non pensate mai che quello che dico io sia un dito puntato a qualcuno, assolutamente no. Questo è quello che credo io, ok? Prova ne è che quando Gesù guarì la figlia di Jairo, non lo condannò, lui era il capo della sinagoga, lui era quello che Gesù chiamava i farisei. Li chiamava serpenti, vipere, sepolcri verniciati di bianco, pieni di ossa morte di dentro, eppure non niente, no? Perché? Perché il cuore è giusto, perché lui vede il cuore e il cuore va bene. Se il cuore è marcio, tu puoi essere religioso, puoi essere quello che vuoi, ma se il cuore è marcio, o sei in Cristo o sei in Adamo. In Adamo tutti muoiono, in Cristo tutti vivono. Quindi in Cristo ci sono anche tutti, ci sono tanti cattolici, ci sono pentecostali, evangelici, ci sono tutti quelli che hanno invocato il nome del Signore. Quindi, stammi a sentire, smettetela di litigare l'uno con l'altro. Smettetela, fate un favore a Babbo Mario, smettetela di... Scusate. Mi fa veramente male quando vedo i commenti, no, perché allora tu, perché tu credi che dica, allora no, alla grazia piuttosto che la lei con i comandamenti, ma lasciate stare, credete nella grazia, credeteci, come dice Paolo, se tu ci credi, credici e basta, credi, segui quello che ti dice il tuo cuore, se ci credi va bene, se non ci credi va a scavare un attimino e vedi di trovare qualcosa d'altro in cui credi. Ma l'importante non è che tu credi alla grazia piuttosto che al comandamento, piuttosto che alla legge, no, tu devi credere in Cristo. Punto e basta. Cristo, Gesù, 100% Gesù, soltanto Gesù, nient'altro che Gesù, senza coloranti né additivi aggiunti. Punto e basta. Non avete, non, quindi io voglio dire, non pensate che io sto puntando il dito contro nessuno, assolutamente. Un sacco di dita vengono puntate contro di me, sassate, pietrate, ragazzi, che non hai idea. Ma non importa, perché noi perdoniamo, andiamo avanti in ogni caso. Quello che io sto facendo, sto dicendovi quello che credo io, ok? Vi sto dando delle prove scritturali che quello che credo io penso che sia vero. Quindi mi sembra di avervi dimostrato che tutto è compiuto, vuol dire, indovina cosa? Tutto è compiuto. E siccome è coniugato nel tempo perfetto, vuol dire tutto è compiuto adesso e sarà compiuto per sempre. Oh, alla luce di questo, ci sono delle preghiere che vengono pregate, che sono preghiere a vanvera. Una di queste preghiere è la famosa Signore resta con noi. Quante volte l'abbiamo pregata? Quante volte abbiamo detto Signore resta con noi? Ha detto che non ci lascerà mai. Tutto compiuto. Come fa ad andarsene? È dentro di te. Se se ne va lui, te ne vai anche te. Perché tu sei in Cristo, Cristo è in te. Quindi non può separarsi, non può dividersi da te. Quindi, Signore, resta con noi. È una preghiera vanvera. Ha detto che non ti lascerà mai. Ebrei 13,5. Salmo 51,11. Fammi andare a vedere un attimino, datemi un attimo, non ho la Bibbia, ragazzi, non ho la Bibbia. Ebrei 13,5 dice: non vi lascerò mai, non vi abbandonerò mai. Salmo 51,11, non mi ricordo cosa dice. Fammi andare a vedere un attimino, parlate un attimo fra di voi che arrivo. Salmo 51,11, fammelo vedere. Anzi, no, fammelo aprire qui. Salmo 51,11. Scusate, un attimino. Salmo 51 e andiamo a vedere dalla nuova Diodati, ok?
Andiamo a vedere e cosa dice? Dice Salmo 51, 11, dice: non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Questo qui era Davide che non aveva ancora lo Spirito di Dio dentro di sé. E quindi cosa diceva? Davide diceva: non te ne andare, non mi lasciare. Faceva questa preghiera pur essendo il figlio amato di Dio, aveva questo. Perché? Perché il velo non era stato strappato ancora e Dio non si era spostato ancora dall'arca del tabernacolo nell'arca del mondo. No. Quando Gesù sulla croce ha detto tutto è compiuto, il velo si è strappato, giusto? Non si è strappato per far entrare l'uomo, no, si è strappato per far uscire Dio. E tutto tratto Dio, l'abitazione di Dio non è più l'arca dietro il velo, ma l'abitazione di Dio diventa cosa? Il cuore dell'uomo, di chiunque lo invochi. E quindi in quel momento, quando Gesù, Davide diceva: non togliere il tuo spirito da me, perché ancora questo non era successo, perché ancora la Pentecoste non era successa, lo Spirito di Dio non era sceso, Dio non era uscito da questo velo, dalla sua dimora nell'arca del patto. Ma Ebrei 13,5, adesso vi dico cosa dice Ebrei 13,5, ve lo leggo dalla nuova Diodati, Ebrei 13, e dice questo, dice: Dio stesso ha detto: io non te lascerò mai e non ti abbandonerò mai. Quindi vedi che questa è la parola di Dio, questo è quello. No, ma tu devi credere alla parola, e credici? Questa è la parola di Dio che dice: non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Credici, perché preghi: Signore, resta con noi. Ti ho detto che non ti abbandonerò mai, allora mi dai del bugiardo. vedi che pazzie queste preghiere a vanvera. Signore, resta con noi vuol dire che tu dici a Dio: sei un bugiardo, perché hai detto che non mi avresti mai lasciato, non mi avresti mai abbandonato, e io ti chiedo di non abbandonarmi e di non lasciarmi. Il velo strappato da Dio, il velo strappato dall'alto in basso, anoten, che vuol dire è un'operazione fatta, iniziata da Dio, quel velo ha permesso a Dio di uscire dall'arca e di entrare nel mondo. L'arca era fatta di acacia, di legno di acacia, che è un'ombra della carne umana, coperta d'oro. Era la carne coperta di divinità, proprio come Gesù, proprio come me, proprio come te. Gesù Cristo, Gesù, carne, acacia, ricoperto d'oro, divinità, Cristo. Gesù era carne e Cristo. Dio abitava in Cristo. Dio abitava dentro a quell'arca, cosa c'erano? Le tavole dei 10 comandamenti, un'ombra del Padre, la verga di Aronne che faceva i frutti, un'ombra dello Spirito Santo, e la pentolina di manna, il pane della vita, che è un'ombra del Figlio. Quindi era un'ombra del Padre, Figlio e Spirito Santo, la Trinità completa che era dentro l'arca. Dio, la presenza di Dio, alla quale potevi arrivare soltanto attraverso il caporette, il sedile della misericordia, che doveva essere coperto di sangue. E questa è un'ombra meravigliosa del sacrificio di Cristo. Tu non puoi andare a Dio se non passi attraverso il sangue di Cristo. Ok, quindi Cristo in me, la speranza di gloria. Quindi non mi venire a dire: Signore, resta con noi. Cristo in me, la speranza di gloria. Colossesi 1, 26, 27. Il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali sono le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è cosa? Cristo in voi, speranza di gloria. Galati 2,20, io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Pregare resta con me vuol dire praticamente che non ti credo quando mi dici che nulla e nessuno potrà mai rapirmi dalla tua mano. Vi ricordate quando in Giovanni 10 Gesù dice che ho delle altre pecore, eccetera, eccetera, che non sono parte del mio viglio e nessuno le potrà togliere dalla mia mano. Quindi se tu dici: Signore, resta con me, vuol dire non ti credo quando dici che nessuno potrà toglierti dalla mano di Dio.
se tu dici Signore, prega, Signore, resta con noi, vuol dire che non ci credi quando Gesù dice non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai. Se tu dici Signore, resta con noi, vuol dire che non ci credi quando Paolo ti dice nulla mai, nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Se tu dici Signore, resta con noi, vuol dire che non credi quando dice Cristo in me la speranza di gloria, che non sono più io che vive, ma è Cristo che vive in me. Tutte queste cose che sono la parola di Dio, credici e vedrai che Signore, resta con noi, è una preghiera avanti. Allora il Signore si arrabbia? No, non che non si arrabbia. Io ti sto dicendo qualcosa per aiutarti nella tua concezione, nella tua relazione che hai con Dio. Ma se tu dici Signore, resta con noi, il Signore si fa un sorrisino, immagino, ma non è mica che si arrabbi. La relazione che Dio ha con te è così superiore a queste sciocchezze religiose che anche se dici Signore, resta con me, il Signore dice, io sono con te, dove devo andare? Quindi rilassatevi, anche se avete pregato questa preghiera per anni e anni e anni, adesso rendetevi conto che è una preghiera vanvera. È come dire, bicchiere contiene l'acqua. E il bicchiere ti dice, è quello che sto facendo, non hai bisogno di chiedermelo, tutto è compiuto, il bicchiere contiene l'acqua. Amen. Spero di essermi spiegato. 9.35 qui, 8.35 da voi. Spero di esservi stato d'aiuto. Ripeto, questa sarà una serie di insegnamenti dove parleremo di preghiera manvera del tipo Signore perdonami, Signore fai sì che Carlo non faccia quello che vuol fare, Signore perdona me come io perdono gli altri, Signore salva zia Teresa, Signore non togliere il tuo spirito da me, Signore dammi più fede, Signore fammi più santo, fammi vedere la tua gloria, tutte preghiere così che preghiamo a vanvera, perché alla luce del tutto è compiuto sono tutte parole, per preghiere non servono. Allora cosa preghiamo? Ma prega il tuo cuore, ma Signore grazie che sei con me. Fammi sentire la tua vicinanza, fammi sentire la tua presenza. Abbracciami, Signore, voglio sentire le tue braccia. Mettetevi le braccia intorno un attimino e chiudete gli occhi. Sentite la presenza di Dio. Abba, papà, ti prego di farli sentire la tua presenza in questo momento. Tu che li stai abbracciando attraverso le loro braccia, fagli sentire la tua presenza, fagli sentire che non li abbandonerai mai, che non li lascerai mai. Che non hanno bisogno di dire non mi lasciare, perché hai già dichiarato non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai. Grazie Abba, grazie Papà. Benedici tutte queste persone meravigliose che stanno ascoltando. E esplodi nel loro cuore la rivelazione di quella relazione meravigliosa, di quella simbiosi meravigliosa che abbiamo. Io in Cristo, Cristo in me, noi in Dio. Io e me, Dio e Dio, tutti insieme, una volta per sempre. A proprio Papà grazie, vi benedico con vita e con vita in abbondanza. Un abbraccio, ci sentiamo mercoledì. Un bacione, ciao.